statua di San Basilio, appunto, che è esposta nella mostra Icone del Rinascimento dal marmo a digitale, che fino ad agosto sarà qui visitabile presso il Museo Diocesano, proviene dall'antica città di Sant'Agata. Questa città importantissima, che purtroppo è stata distrutta dal terribile terremoto del 5 febbraio 1783 assieme ad altri centri calabresi, il destino ha voluto proprio il giorno di Sant'Agata. La statua del San Basilio alle mie spalle proviene da questa antica città. E oggi è conservata presso la chiesa di Gesù e Maria a Cataforio, che è uno dei borghi che si trova nella vallata del Sant'Agata, appunto all'interno del comune di Reggio Calabria. È una statua importante e pregevole se pensiamo che è datata 1535 e gli scultori sono Gian Battista e Gian Domenico Mazzolo, questi scultori toscani che hanno lavorato tantissimo in Sicilia. Rappresenta San Basilio ed è scolpita in marmo di Carrara. Questa statua si trovava nell'antica città di Sant'Agata all'interno della chiesa di San Basilio, che oggi purtroppo è allo stato di rudere. Tra le visite di Monsignor D'Afflitto, nella fine del Cinquecento, si parla proprio della statua che era esposta in una teca di legno all'interno della chiesa di San Basilio. Poi, in seguito al terremoto del 1783 che ha distrutto la città, la rupe dove sorgeva la città è stata abbandonata e quindi la statua è stata trasferita a Cataforio, appunto nella chiesa di Gesù e Maria. Sant'Agata era una città vera e propria, c'erano tante chiese. Oltre alla chiesa di San Basilio, che ospitava appunto la statua omonima, c'era per esempio la chiesa di San Nicola, con le cripte, tantissime altre chiese, poi c'erano degli edifici destinati alle attività produttive, le spezierie, i frantoi per la produzione dell'olio, ma anche case, palazzi dei nobili, cisterne per la raccolta dell'acqua, la casa del governatore, le carceri, quindi una vera e propria città. Le fonti ci parlano di una città che distava a circa 6 miglia dalla città di Reggio, quindi anche vicina alla città di Reggio, spesso in contrasto con la città di Reggio, sempre per questioni territoriali, di limiti. Infatti la città di Sant'Agata aveva un territorio vastissimo, quindi una città veramente importante, con una storia straordinaria che si è intrecciata con gli eventi principali del Mediterraneo e che purtroppo soltanto il terremoto del 1783 ha potuto fermare la sua storia. È sconosciuta ai più, però devo dire che negli ultimi anni si è effettuato comunque un grande lavoro veramente di valorizzazione. Abbiamo lavorato tanto sia con le associazioni, con la Proloco, ma anche col comune. E devo dire che alcuni risultati sono stati raggiunti, se pensiamo che finalmente a dicembre del 2018 Sant'Agata ha ottenuto il riconoscimento con la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, quello che noi definiamo il comune vincolo. Anche ora questa mostra importantissima che sta dando tanta visibilità al San Basilio e quindi di riflesso anche all'antica Sant'Agata. Da diversi anni stiamo lavorando proprio alla ricostruzione della storia della città e questo lavoro sta avvenendo attraverso lo studio di tanti documenti archivistici che sono conservati presso l'Archivio di Stato di Reggio Calabria e anche l'Archivio Diocesano. Molto lavoro veramente è stato fatto dal professor Orlando Sorgonà, che lui ha trovato molti documenti relativi appunto alla storia della città e anche la pubblicazione, l'antica Sant'Agata di Reggio e la Chiesa di San Nicola, una storia ricostruita, nasce proprio attraverso lo studio di questi inediti documenti d'archivio che hanno ricostruito la storia della città.